giorno usate la voce. Questa fortuna, ecco, non parlerò troppo. E anche per benvenuti, benvenuti a questa apertura dell'iniziativa che la Fondazione Divano, il Presidente Gianvito Mastroletti e il Dipartimento di Scienze Politiche, nella loro collaborazione ormai pluriennale, hanno posto in essere per ricordare e riproporre in maniera significativa una delle grandi ricchezze intellettuali della nostra terra, del Mezzogiorno d'Italia, poi se non di Molfetta, proprio pugliese, cioè Gaetano Salvemo. Questo ciclo conferenze che si apre autorevolmente oggi con la presenza di Renato Camurri, ringraziamo moltissimo per aver dato la sua disponibilità, quanto poi ci tornerò, uno dei più grandi studiosi di Salvemini, si apre quindi autorevolmente stamattina e poi proseguirà con altri colleghi importanti giovedì 12 ottobre al 15 con Elisa Signori, prodotta da Carlo Spagnolo, mercoledì 18 ottobre alle 11 con Andrea Luciano, prodotta da Silvio Suppi, lunedì 23 ottobre con Paolo Portinari, prodotto da Cesare Preti, 30 ottobre con Mirko Grasso, introdotto da Nicola Colonna, e infine anche qui chiusura con fuochi d'artificio alle 15, un dialogo fra noi intransigenti in cui verranno Goffredo Fofi ed Ernesto Galli della Loggia con l'introduzione di Giuseppe Moro e con la moderazione di Alessandro Claudio Grande. Salvemini, poi come appunto Renato Camurri evidenzierà, è una delle ricchezze, dicevo, della nostra terra e della nostra università, della cultura. Non a caso, per chi non sappia, l'aula prima del nostro Dipartimento di Scienze Politiche è intitolata a Gaetano Salvemini, quindi a evidenziare questa piena sintonia anche con l'iniziativa e con questa conferenza. Dirò pochissimo, nel senso che a me Salvemini è sempre intrigato moltissimo nella sua capacità di coniugare la veste di grande studioso, di docente universitario che specie negli anni in cui è stato negli Stati Uniti esule, era amatissimo dagli studenti proprio perché avevano capacità innate di insegnare, non sempre la profondità scientifica si accoppia una grande capacità didattica, nel suo caso questo veniva, ma era un intellettuale militante, impegnato nel caso appunto per il suo antifascismo, fu costretto a partire dall'Italia, a fuggire dall'Italia, quindi dare degli Stati Uniti. Renato Camurri ha uno dei meriti, al di là di essere grande studioso, di ripercorrendo come visite professore da moltissimi anni all'Università di Harvard le orme di Salvemini e tiene viva la memoria, cosa che non sempre noi facciamo con le nostre grandi figure intellettuali. Ed è stato un grandissimo meridionalista, perciò noi abbiamo anche tutti un po' il dovere di studiarlo indipendentemente dai nostri studi più specifici o dal nostro mestiere, perché è stato un meridionalista di quelli che indicavano che non bisogna piangersi addosso, ma bisogna invece assumersi la responsabilità di far crescere la nostra terra, perché non sempre i problemi, i limiti vengono dagli altri, ma sono anche legati ai nostri che dovremmo superare. Una figura, ripeto, di grandissimo interesse
E quindi è molto bello ripercorrere tutte le sfaccettature di questo grande intellettuale, ed ecco perché abbiamo voluto che ci onorasse la nostra presenza oggi Renato Camurri per aprire questo ciclo. Renato Camurri insegna storia dell'Europa contemporanea all'Università di Roma e soprattutto negli ultimi anni ha fatto un lavoro di ricerca importantissimo con questo libro che Tano Salemi, Lettere americane 1937-1949, quando poi tornò in Italia, magari che Calamandrei non avesse particolarmente incentivato a riportare la sua attività di docenza nella nostra università. Lettere è stato difficilissimo, un lavoro molto complesso e che rappresenta un contributo originalissimo per delineare la figura di Salemi, ma tutto il contesto naturalmente politico. È un grande studioso anche dell'antifascismo e tra i fondatori e coordinatori appunto dell'annuale che Tano Salemi in colloquio in Challenge History and Cultural Press proprio a Harvard University. E quindi noi veramente siamo onorati della sua presenza e gli passo subito la parola. Sono io a essere onorato per questo invito, per cui ringrazio moltissimo il direttore del vostro dipartimento e la Fondazione Di Vagno, in particolar modo il suo presidente Vito Mastroleo e Filippo Giannuzzi che sono dato un apporto fondamentale alla realizzazione di questo ciclo. Vi spiego brevemente come pensavo di strutturare questo mio intervento, cercando di stare attento anche ai tempi e per non voler essere troppo lungo. Io cercherò di proporre un nuovo approccio alla biografia di Salemi, che nasce ovviamente dalle mie esperienze di studio negli Stati Uniti. Io ho scoperto Salemi, possiamo dire così, in America, quindi avevo sostanzialmente un normale background, quello che può avere uno studioso italiano, che ovviamente si è imbattuto spesso in questa importante figura. Quindi il mio interesse è partito in America e continuato poi attraverso le ricerche americane, quindi ho visto la sua biografia da questo, da questo punto di vista, questa prospettiva diciamo. E per capire questa prospettiva bisogna entrare dentro un tema che non è un tema particolarmente noto nella storiografia italiana, che è il tema dell'esilio. Bisogna capire bene cosa si intende per esilio dal punto di vista metodologico e dal punto di vista interpretativo, quindi farò qualche cenno a questo tema. E poi individuerò un punto di svolta, la biografia di questo personaggio, cioè il 1925, quando effettivamente inizia, cioè Salemi lascia l'abbandono d'Italia, un passaggio particolarmente, secondo me, significativo e toccante per molti aspetti, di cui parlerò, e vorrei tentare di capire cosa c'è prima e dopo questa data, questo tornante della sua biografia, perché se è vero che in quel momento, in quell'istante in cui lui lascia l'Italia, inizia un lungo esilio che si concluderà nel 1947 con il suo primo viaggio in Italia e definitivamente nel 1949 con il rientro in patria stabile, è vero che Salemi aveva già a lungo coltivato e ipotizzato l'idea di lasciare l'Italia a cavallo sostanzialmente del 22, cioè con l'ascesa al potere del fascismo. E dentro questa fase della sua biografia attualmente ci sono molte, ancora oggi, molte lacune, molti buchi da completare, in particolar modo una parte importante di questa sua esperienza di esule è quella che precede l'arrivo negli Stati Uniti ad Harvard nel 1933, e cioè il periodo inglese, e francese, ma prevalentemente il periodo inglese, che è comunque molto importante. E poi vorrei concludere con ovviamente una parte sugli anni americani, un bilancio appunto di questa fase, dal 1933 quindi al
1948, nel maggio del 48 Salvemini tiene la sua ultima lezione da University, poi si tratterà ancora per un breve periodo fino appunto al 49 quando viene. E chiuderei con qualche cenno sul perché del rientro in Italia, cioè su questa scelta molto drammatica, molto complicata, su cui certamente hanno avuto un peso gli amici italiani, in testa, però è una scelta, come sempre avviene per la stragrande maggioranza degli esuli, non solo italiani, ma anche gli studi tedeschi e francesi essenzialmente, la decisione di rientrare è una decisione molto difficile, insomma, no? E quindi vorrei dire qualcosa anche su questo aspetto. Allora, partirei dalla questione dell'esilio. Mi porto subito su qualche slide che può essere utile per capire di cosa parliamo, poi ritorno su queste, da questa ad esempio, adesso vi dirò di cosa si tratta. Allora, la questione dell'esilio è una questione ovviamente che ha caratterizzato, un fenomeno che ha caratterizzato tutte le società antiche e moderne, da quella romana fino all'età moderna, passando per il Medioevo e Rinascimento. Dentro questo fenomeno sicuramente l'esilio novecentesco ha peculiarità e caratteristiche che non sono comparabili con nessuna delle precedenti esperienze. Si tratta ovviamente di materia molto complessa, da sempre oggetto di controversie interpretative, per la vastità dei fenomeni che in esso si tende a includere, ovvero l'esilio sociale, l'esilio politico, l'esilio intellettuale essenzialmente, e anche per la confusione linguistica riscontrabile non solo nella lingua italiana ma anche in altre lingue, generata dall'uso di alcuni termini che spesso finiscono per sovrapporsi, essere uscite, avere un uso quindi intercambiabile, cioè esule, rifugiato e emigrato. Per uscire da questo ginepraio io ho scelto un percorso metodologico molto, diciamo, semplice, sono partito dalla radice del significato della parola latina exilium e exul. Ho seguito alcune indicazioni indicate anni sono da Maurizio Bettini, grande studioso del mondo antico, e proprio attento al significato etimologico di questi due termini latini, insomma, si arriva a una definizione, cerco appunto di essere rapido, a una definizione molto precisa, ovvero l'exul è colui che va fuori da. Di conseguenza exilium indica la condizione di chi va fuori da, e lo spazio è sostanzialmente un elemento decisivo nell'esperienza dell'esilio, sia esuli in quanto costretti ad abbandonare un luogo e a trasferirsi altrove. L'esilio novecentesco ha questa peculiarità rispetto a tutti gli altri fenomeni che hanno caratterizzato le epoche precedenti, ovvero di essere nella stragrande maggioranza dei casi un fenomeno provocato da persecuzioni, con tale persecuzioni politiche o dalle persecuzioni razziali. E come vedremo, Salvemini rientra perfettamente in questa tipologia. Quindi il significato profondo dell'esperienza dell'esilio novecentesco è riassunto in cinque termini che indicano il distacco da uno spazio, da un territorio e il raggiungimento di un altro spazio. Nello spostamento da un territorio all'altro si consuma gran parte dell'esperienza dell'esilio, certamente quella più dolorosa e pesante. Oggi si discute molto, c'è un ritorno di interesse in dubbio sul tema dell'esilio, e sì, in alcuni casi, soprattutto dal punto di vista filosofico, si arriva addirittura a identificare l'esilio con una forma di non appartenenza alla propria comunità. Ma nella prospettiva storica che ci interessa mettere a fuoco oggi, l'esilio rimane un'esperienza di distacco, di spaesamento, di perdita delle proprie radici, secondo quanto hanno in prima istanza raccontato molti dei due protagonisti di questa esperienza, soprattutto penso ai grandi esponenti dell'esilio culturale e attuale tedesco, e più recentemente quanto ha scritto ad esempio un altro esule, straordinaria come quella di Edward Said, in molte pagine sono di straordinaria efficacia. Said è un palestinese diventato americano, quindi che ha nella sua biografia condensato su tutta una serie di drammatiche esperienze, sono passato dalla Palestina agli Stati Uniti.
Quindi l'esilio rimane un'esperienza fondamentalmente di distacco, di rottura, di perdita delle proprie radici, così come la scoperta della nuova realtà in cui l'esule trova rifugio, si rivela sempre carica di incognite, di difficoltà, di ostacoli, che naturalmente riguardano in primo luogo, come è indicato a bordo in molte pagine interessanti di Vigno Amorale, riguarda ad esempio non a caso il primo importante problema della lingua. Quindi studiare l'esilio novecentesco significa mettersi sulle tracce di uomini e donne che hanno sperimentato sulla loro pelle la durezza di un'esperienza del passare da un mondo all'altro, lo sradicamento da una comunità, la difficoltà, a volte anche l'impossibilità di inserirsi a pieno titolo in una nuova realtà, con il risultato di, come scrive appunto Said, in una raccolta di saggi dedicati appunto al tema dell'esilio, cito, di trovarsi sempre fuori luogo, sempre nel posto sbagliato. E questa è la dimensione esistenziale dell'esule novecentesco. E ovviamente per questi motivi i percorsi degli esuli non sono mai percorsi regolari, le loro esperienze sono sempre tortuose, complicate, segnate da vicissitudini di tutti i tipi. Il mondo in cui si trovano a vivere è un mondo di separatezza, di conflitti, di autonomia, insomma, di contrasti. E questo determina quello che un altro grande esule tedesco, Siegfried Krakauer, ha indicato, ha descritto, introducendo un dibattito su questi argomenti, introduceva la categoria di extraterritorialità, cioè la dimensione dell'esule è quella appunto di vivere in una sorta di vuoto pressoché totale, cito, che è quello determinato da questa dimensione di extraterritorialità. Naturalmente questa impostazione mette in rilievo un aspetto dell'esperienza dell'esilio, cioè quello drammatico, quello legato alla durezza di questa esperienza, la separazione determinata insomma dal taglio delle proprie radici e dalla scelta di andare verso un'altra realtà. Vi è però anche un altro aspetto che è stato recentemente messo in luce, soprattutto attraverso gli studi di Enzo Traverso, ovvero il fatto che Traverso ha parlato di un'ermeneutica della distanza, ovvero del fatto che l'esule godrebbe, ha goduto, una sorta, lui lo definisce, di privilegio epistemologico, ovvero la capacità di osservare i fatti del mondo da un punto di vista completamente diverso e avere appunto da questa prospettiva spesso saputo cogliere fenomeni e tendenze che appunto erano sfuggite ad altri osservatori. Faccio un esempio per capirci, perché riguarda anche Salvemini. È chiaro che non è un caso che gli esuli europei, tedeschi, francesi, italiani comincino precocemente, già nei primi anni 30, a ragionare sui caratteri del fascismo e dei totalitarismi del Novecento. Questo lo fanno in virtù della posizione che acquistano appunto godendo di questo privilegio di osservazione. Quindi è come se questa generazione di uomini fosse in anticipo di molti anni rispetto agli altri osservatori, no? Che magari cercano di individuare strategie politiche e culturali per combattere questi fenomeni. Ne consegue un'altra, qui chiudo questo primo passaggio metodologico, ne consegue, dicevo, un altro elemento. Quasi sempre in virtù di questa esperienza, di questi percorsi complicati, di questo privilegio che ho sottolineato, l'esilio ha determinato, ha dato sostanza a un pensiero critico e anticonformista, eretico per molti aspetti, che ha quasi sempre segnato un'intera generazione di intellettuali del pezzo, e questo si trova che avviene insomma nella sua biografia. Tenendo conto di questi elementi, insomma, tenendo conto e intrecciando la sua biografia, le esperienze compiute dopo il 25 tra Francia e Gran Bretagna e poi il passaggio dall'altra parte della sponda dell'Atlantico, in un punto particolarmente cruciale, cioè come la risposta americana negli anni 30, 20 e 30, che è il punto di arrivo della più importante onda migratoria intellettuale della storia del Novecento,
possiamo dire che una battuta che in un certo senso Salvemini si viene a trovare, come altri esuli italiani, nel posto giusto nel momento giusto. E quindi rileggere la sua biografia partendo da questa acquisizione consente di cogliere tutta una serie di elementi nuovi che a mio parere sono utili per ricollocarlo in una prospettiva diversa. Quindi cercherò di leggere la sua biografia partendo da questi elementi, nel contempo cercherò anche di dire qualcosa sul perché per lungo tempo, quali sono le motivazioni per le quali per lungo tempo questa parte della sua biografia è stata sostanzialmente, se non dimenticata, quantomeno banalizzata, insomma, no? Raccontata in maniera molto discutibile e sottovalutata. E altro elemento importante, perché Salvemini invece può essere a tutti gli effetti, e in conseguenza di quello che ho detto adesso in apertura, può essere considerato un prototipo proprio dell'esule europeo novecentesco. I motivi che sono alla base di questa sottovalutazione, dimenticanza, insomma, legata a questa parte piuttosto lunga della sua biografia, insomma, sono più di 20 anni, no? Sono molteplici, li elenco molto schematicamente. In primo luogo l'assenza di ricerche condotte per lungo tempo negli archivi americani e negli archivi estereuropei. In secondo luogo l'errore di sovrapporre due esperienze tra di loro molto diverse, come è stato il fuoriuscitismo e l'esilio. Noi abbiamo avuto una lunga letteratura sull'antifascismo fuori d'Italia che era strutturata, costruita su questa categoria di fuoriuscitismo, quindi un riferimento all'esperienza soprattutto a Parigi e alla Francia come luogo di destinazione privilegiato dell'esilio degli antifascisti. E terzo, il fatto che naturalmente nell'esperienza dell'esilio italiano, così come nell'esilio di altri grandi gruppi, sono gli intellettuali, scienziati, artisti europei che fuggono dall'Europa, vi è una elevata quota naturalmente di ebrei. Naturalmente questo chiama in causa tutta la questione, insomma, che per lungo tempo è stata centrale nel dibattito storiografico, soprattutto italiano, relativamente alla persecuzione degli ebrei italiani e al fatto che anche dentro questa problematica anche l'esilio appunto degli scienziati con i quali gli ebrei italiani è stato proprio, insomma, dimenticato. Molto schematicamente non mi soffermo sulla contrapposizione tra fuoriuscitismo ed esilio, io ho cercato su questo di mi hanno fondo aver toccato, scrivendo alcune cose su questo tema, dei tasti molto delicati che forse hanno suscitato anche qualche reazione. A mio parere, se partiamo da un'idea di esilio, che è quello che ho delineato prima, il fuoriuscitismo è un'altra cosa, è esattamente un'altra cosa, diciamo, mettiamola così molto schematicamente. Mi concentro con qualche passaggio sul terzo tema, che riguarda appunto la questione dell'esilio ebraico, europeo, tedesco in particolar modo, insomma, e anche italiano. Diciamo subito anche questo proposito che la vicenda dell'esilio degli intellettuali e degli scienziati ebrei ha subito la stessa, a lungo tempo, clamorosa rimozione, almeno fino al 1988, l'anno del 50° anniversario, insomma, delle leggi razziali, che hanno riguardato in senso più lato, come dicevo prima, la persecuzione di adesso per il fascismo. Insomma, ecco, per molto tempo questa pagina è stata dimenticata, è stata riaperta parzialmente dopo l'88 con una serie di lavori dedicati alle istruzioni dei docenti ebrei delle università italiane, molti dei quali prendono la strada dell'esilio, prestando tuttavia attenzione soprattutto al momento della forzata partenza prodotta dall'espulsione attuata dal regime, ma non studiando
le rotte dell'esilio, cioè non spiegando dove molti di questi grandi intellettuali, scienziati, artisti sono andati a finire sostanzialmente, cioè Stati Uniti, America del Sud e altre destinazioni. Quindi lasciamo aperto il tema della destinazione di questo flusso migratorio e delle attività e del supporto che questi personaggi hanno portato in vari contesti accademici e scientifici. Questa foto fa riferimento a uno dei luoghi di destinazione del flusso migratorio europeo, cioè la New School for Social Research di New York, la cosiddetta University of Design, che diventa una delle istituzioni di accoglienza più importanti degli Stati Uniti, dove arrivano anche alcuni italiani. Salvemini stesso, durante una delle sue prime esperienze americane, aveva modo di insegnare per un periodo in questa struttura, in questa università, che si qualifica come uno dei centri di accoglienza più importanti per la qualità straordinaria, insomma, degli intellettuali che trovano rifugio, accoglienza e possibilità di continuare il proprio lavoro grazie al supporto di questa struttura creata da questo, inventata, trasformata da questo personaggio straordinario che vedete in questo ritratto, Alvin Johnson, e supportata dai finanziamenti delle grandi fondazioni americane, la Rockefeller Foundation in particolare. E questa è, diciamo, una delle strutture più importanti, non è l'unica, che funziona proprio da luogo di accoglienza, insomma. Qui dentro lavorerà un altro grande esodo italiano che ha rapporti molto stretti con Salvemini, cioè Max Asco, insomma, ferrarese, che poi avrà una carriera straordinaria negli Stati Uniti, insomma, sia in campo accademico che nel campo politico e culturale in senso più lato. Cerco di avvicinarmi alla questione Salvemini, naturalmente nella sottovalutazione della sua esperienza americana un ruolo importante lo hanno avuto i lavori, alcune biografie, alcuni lavori scritti, quelli alcuni in particolar modo scritti da Enzo Tagliacozzo. Enzo Tagliacozzo è un fine storico che fu molto vicino a Salvemini, fu borsista ad Harvard tra 1941 e 1944 e aveva abbozzato l'idea di scrivere una biografia con il consenso di Salvemini stesso, una biografia appunto dello storico pugliese, che poi non si completerà, ma di cui rimangono vari articoli e varie tracce, e Tagliacozzo ha avuto la responsabilità sostanzialmente di orientare in un certo modo, in una certa direzione, la descrizione degli anni americani. Perché Tagliacozzo di Salvemini? Perché Tagliacozzo in molti di questi articoli descrive Salvemini come, cito, come una specie di monaco medievale, cioè come una specie di appunto di studioso che vive chiuso dentro la grande biblioteca di la Wyman Library di Harvard e vive tra l'ufficio che ha la biblioteca e la spartana stanzetta che aveva in uno dei dormitories di Harvard, l'Ever House, dove viveva appunto questa descrizione sommerso tra libri e carte. Questa immagine si è trasferita nel tempo, insomma, anche a lavori a noi più vicini, insomma, la biografia di De Caro, ad esempio, quella pubblicata da UTEP, ma anche in libri molto, diciamo, scientificamente apprezzati, ad esempio un libro di John Biggs uscito nel 1961, se non ricordo male, dalla Princeton University Press, che è importante ancora oggi, più importante lavoro su, si intitola Mussolini e il fascismo, quindi sulla storia, sul rapporto tra America e il fascismo. E si ritrova sempre queste immagini. Quindi penso che questa immagine sia ovviamente totalmente oggi superata, ce l'hanno confermato alcuni più recenti, ad esempio una biografia di uno storico americano, Charles Killinger, che è un ottimo lavoro, in cui si comincia, diciamo, a uscire da questa immagine stereotipata, insomma, e che ci presenta invece un personaggio in una prospettiva completamente diversa. Allora vorrei a questo punto soffermarmi su un altro punto che, diciamo, precede il 25, cioè sul fatto che ci sono indizi precisi, io ho cercato di andare a individuare la sua biografia, che sono stati stranamente trascurati, che fanno capire che la scelta dell'esilio, pur essendo stata forzata dagli avvenimenti che conosciamo, cioè l'arresto, il processo del 25 e poi
tanto della mia spia, in realtà è una prospettiva che Sovrani aveva già pensato, tra 21 e 22 sostanzialmente. E quindi è una scelta che è risultato di una maturazione più compia da un punto di vista intellettuale, non solo quindi legata all'evoluzione tragica della situazione politica italiana. Il primo elemento è, secondo me, è stato non sufficientemente indagato, il fatto che quest'uomo aveva già maturato una diciamo così, una mentalità cosmopolita aperta, e uno dei luoghi che avevano consentito a Salvemini di aprire e di aprirsi era certamente Firenze, la città di Firenze, perché la città di Firenze negli anni 10-20 era una delle città più internazionalizzate dal punto di vista culturale, per la presenza di case editrici, di riviste, di istituzioni culturali, quindi era una delle città più cosmopolite d'Europa in quegli anni. Lì vi era, ad esempio, nel 17 viene fondato l'Istituto Britannico, quindi dentro un centro neuralgico di circolazione di intellettuali inglesi, ma non sono inglesi, che Salvemini frequenta, quindi costruisce una serie di rapporti importanti che poi gli serviranno, ma Firenze è anche una città d'arte, ovviamente una città di un mercato d'arte importante, dove si muove un personaggio che avrà un ruolo fondamentale nella biografia di Salvemini, cioè Bernard Berenson. Bernard Berenson, un grande storico del Rinascimento italiano, che insegnava tra Stati Uniti, diverso Stati Uniti e Italia, e attorno al quale si costruisce un eccezionale metodo internazionale. Berenson aiuta moltissimo Salvemini in quegli anni, nella sua villa, che oggi è diciamo il quartier generale in Italia di Harvard, che è stata dopo la sua morte chiamata l'Università di Harvard, nella sua villa passavano personaggi importanti, uomini di cultura, giornalisti, su un network internazionale assolutamente di altissimo livello. Un altro fatto importante che fa capire come Salvemini acquisisca prima della scelta forzata dell'esilio una mentalità proiettata verso, molto proiettata, orientata verso diciamo, l'Europa e gli Stati Uniti, come vedremo in maniera specifica, e ovviamente anche questo poco noto fatto legato alla conoscenza lì con la sua seconda moglie, francese, Fernand Dubiac, figura che è sostanzialmente rimasta nell'ombra, poco studiata. È noto che Salvemini perde tutta la sua famiglia nel terremoto, la moglie e i 5 figli nel terremoto di Messina nel 1908. Incontra questa signora francese proprio negli ambienti fiorentini e diventa la sua seconda moglie. Fernando Diac era lei stessa un intellettuale di notevole livello, la figlia del filosofo Lionel Bouillac. Aveva esperienze di lavoro in Francia nel mondo dell'editoria, del giornalismo, aveva avuto un primo marito che era stato un docente universitario, che era stato appunto tra i fondatori dell'Istituto Francese di Firenze nel 1907, e quindi questo è un network importante. Un terzo network importante era in questa sua formazione diciamo cosmopolita, era che Salvemini frequenta sicuramente, era il network di alcune grandi famiglie che avevano quindi una prospettiva, diciamo, per tradizione familiare europea, chi ti piace a Firenze, il Papa Fava, il padre di Firenze, e i Bracci, testa secca di Montepulciano, e in molti altri, insomma, ecco. Abbiamo altre indicazioni importanti da alcune lettere, scritte tra il 21 e il 26, in cui, ad esempio, una è molto interessante, scritta Ernesto Rossi, che mi ricordo mi colpì molto, scritta durante uno dei suoi primi soggiorni londinesi. Salvemini scrive Ernesto Rossi, una delle prime visite salveminiane a Londra, se non ricordo male, più o meno attorno al 22. Salvemini dà una prima descrizione. Qual è stato il suo impatto con il mondo inglese. E Ernesto Rossi, suo allievo, scrive, cito, quello che tu dici è profondamente vero. La gente che cerca di vedere chiaro, di ragionare, è straniera in Italia.
straniere in Italia. Questo paese, si riferisce all'Inghilterra, mi piace moltissimo, mi interessa molto. Siamo da 20 minuti. Quante cose avrò da dirti nella serata del prossimo inverno? Mi pare di essere tornato a 16 anni, quando il mondo era nuovo per me, appena uscito di casa e venuto a Firenze. Londra è per me, di fronte a Firenze, oggi, quello che 30 anni fa Firenze era di fronte a Buffet. Quindi il senso di un passaggio fondamentale, insomma. Ma ci sono anche altre, diciamo, spie interessanti. Quando lui si trova, grazie a Iverson, va a Londra per il primo soggiorno e poi si trasferisce a Brighton, viene ospitato da una signora che lui definisce fine corta, che è la sua insegnante di inglese, ecco, pensiamo anche alla fatica di un uomo che ha più di 50 anni insomma, comincia a studiare l'inglese da zero, no? Ecco, anche lì rilascia, scrive insomma a Mary Berenson, moglie di Bernard Berenson, scrive lettere importanti in cui si trova, cioè emerge questa sua questo piacevole insomma, una sensazione di trovarsi in un mondo nuovo. E veniamo alla svolta sostanzialmente, no? Il punto di svolta è, io l'ho individuato in una lettera che ho trovato negli Stati Uniti del dicembre del 1923. In questa lettera, scritta a Gino Speranza, che è un giornalista di origini italiane, che era stato inviato corrispondente di guerra Stati americani in Italia dopo il 17 e che aveva conosciuto Salvemini, in questa prima, in questa lettera Salvemini, siamo nel 23, esplicitamente scrive con Speranza che lui ha deciso, pensa che la sua destinazione sia gli Stati Uniti. Per la prima volta, una delle primissime volte, lui precisa che vuole andare negli Stati Uniti. Insomma, il suo futuro, siamo nel 23, quindi il fascismo già al potere. Chiede sostanzialmente di avere un aiuto. Insomma. Gli avvenimenti per trovare uno sviluppo di qualsiasi tipo negli Stati Uniti. Gli avvenimenti tra 24 e 25 sono noti, Salvemini è già molto esposto nei confronti del fascismo, partecipa alle ultime attività sia pubbliche che clandestine, di cui si ha conoscenza in Italia tra dopo il 22. A Firenze prevalentemente, viene arrestato l'8 giugno del 1925, viene incarcerato, poi subisce il processo e nel luglio del 25 a Firenze, in clima di forti tensioni, viene concesso la libertà provvisoria. L'uscita del tribunale, gli amici di Salvemini vengono assaliti dagli scopristi fascisti, Salvemini viene portato via, una soffiata mette lui e i suoi amici in guardia sul fatto che le squadre fasciste stavano aspettando per assalirlo e grazie ai Rosselli insomma trova rifugio in alcune case e da lì inizia un piccolo Italia, sempre scortato dalla polizia fascista, va prima a incontro Giustino Fortunato a Napoli, anche del Metro Croce, poi passa per Capo di Sorrento, incontra Carlo Ruffino e Teresa Ruffino Martini, e qui si dirige a Roma, poi a Milano, dove incontra, viene ospitato clandestinamente in alcune case, e da lì va in Piemonte, siamo più o meno alla fine del mese di luglio e secondo me qui viene preso in consegna da due giovani che diventeranno grandissimi storici, insomma, no? Come Federico Chabot e Alessandro Passerelli III, e lo portano ad Aosta, la torre d'Aosta, e lo aiutano a attraversare il confine francese. Scendono di attraversare il confine francese nell'ora di cambio della guardia, quando arrivare vanno a fare il break per il pranzo, e questa immagine di cui non abbiamo documentazione fotografica ovviamente, però è un'immagine che mi è rimasta tra le cose più forti che mi è rimasta scolpita nella mia mente mentre lavoravo, cioè questo omino, un minuto ben vestito,
tempo, che attraversa, viene portato in macchina, passa al confine a piedi, comunica valigetta, piccola valigetta, dove ha dentro tutto quello che ha per tutto, perché non gli è rimasto assolutamente niente. Ecco, quella immagine è perfetta, è un'immagine perfetta che ci descrive cos'è la condizione del regime. Non ha più niente perché sostanzialmente ha perso la carta dell'università, è stato tolto. Il fascismo ha sequestrato i pochi beni che aveva tra la Mosteta e la terra di Puglia, ha avuto qualche poco il suo nome, lo sappiamo, lei rimarrà povero tutta la vita, sostanzialmente, ci adesso dirò anche delle cose anche a questo riguardo. E vive sostanzialmente degli aiuti degli amici. E quindi da lì inizia in quel preciso istante, insomma, una scena quasi cinematografica, clinica, insomma, no? Cioè, mi vengono in mente alcune immagini dei film sulla guerra fredda, quando nei punti di confine viene il passaggio della consegna tra le spie, su una parte e l'altra, no? Questo omino passa il confine e lì inizia la sua esperienza tra Francia e l'Inghilterra. Le tappe sono anche qui schematicamente facilmente riassumibili. La giunta si divide appunto tra la Francia, dove aveva alcuni aiuti, sfruttando le reti che aveva, insomma, attraverso la conoscenza della moglie e altri amici, e l'Inghilterra, appunto, dove decide di trascorrere lunghi periodi per studiare l'inglese e anche lì costruisce una gode di qualche rete di protezione, su cui c'è molto ancora da studiare relativamente per l'inglese. Sappiamo che frequenta alcuni ambienti, la London School of Economics, quindi gli ambienti del partito laburista inglese, con l'altra alcune testate giornalistiche, che sono piccole fonti sulla sopravvivenza. E, insomma, fa fronte a questa nuova condizione di esule usando questi strumenti, scrivendo, collaborazioni giornalistiche, l'aiuto, la solidarietà delle reti amicali, insomma, inglesi e francesi. Alla amica Mary Berenson scrive una lettera molto bella, in cui fotografa benissimo questa sua nuova condizione. E scrive, cito, ricomincio la vita per la terza volta. Cominciai a 17 anni, quando arrivai a Firenze, la ricostruzione a 35 dopo aver perduto tutto a Messina, la ricomincio a 52 per la terza volta. Se mi regge la salute, sento che anche questa volta me la cavo. E da lì inizia appunto un fitto scambio epistolare con Mary Berenson, molto centrato su questa esperienza dell'esilio. Che comincia ad avere anche a sua una valenza politica, perché naturalmente Salvemini progressivamente si cala in quello che lui definisce la sua autocitazione, l'autodefinizione, ruolo di, cito, ebreo errante dell'antifascismo. Sua continuo movimento tra Francia e Inghilterra, un'espressione che usa spesso, si sposta quindi molto tra Londra e Parigi e di lì a poco, come vedremo, l'America. E spiega, comincia a scrivere attraverso varie lettere inviate a differenti destinatari, che questa per lui è una scelta politica, fa capire agli amici che lo seguono, che sono parte del suo futuro, che sottolinea questo elemento, ovvero il fatto che per lui il terreno decisivo della lotta al regime fascista non può più essere l'Italia, ma cito, la chiave è in Inghilterra e negli Stati Uniti. Su questi paesi dobbiamo concentrare i nostri sforzi nella battaglia contro il fascismo. Pochi mesi dopo, nel 26, cioè nel 27, ma ci sta lavorando nel 26, nel 27 viene pubblicato, esce un lavoro importante, prima in inglese, The Fascist Dictatorship, che in Italy, libro che viene pubblicato negli Stati Uniti nel 27 e l'anno successivo in una seconda edizione in Inghilterra. Questo è un passaggio importante perché ovviamente è scritto il libro in inglese, è un libro che dà notorietà
seguenti. L'America non è più così lontana, nel 26 infatti, fine autunno 26, viene contattato da uno strano personaggio, un giornalista manager americano, William Spiekin, che gli propone un giro di conferenze. E alla fine di dicembre Salvelli parte per la prima volta per l'estinazione degli Stati Uniti, dove trascorrerà circa 6 mesi, un tour de force pazzesco di conferenze, sempre seguito con la massima attenzione delle autorità consolari italiane, della polizia e delle spie fasciste, e questa è la sua prima esperienza. Come sappiamo, seguiranno poi negli anni 3 altre, dopo questa prima esperienza del fine 26-27, a 3 altri periodi americani, 28, 30 e 32, sempre legati a permanenze in questi casi con incarico di insegnamento, come visite in professor, sia alla New School, di cui parlavo prima, sia ad Harvard che a Yale. E poi arriverà nel 33 la chiamata ad Harvard, non so se riesco a salire, ecco, questa slide. E anche qui la chiamata ad Harvard è importante ricordare qualche particolare biografico, perché anche su questo si è molto favoreggiato. La chiamata ad Harvard avviene nel 33 e inizia a insegnare nel primo semestre del 34, ed è frutto di un lungo lavoro politico diplomatico che fanno all'interno della complessa macchina accademica guardiana. Un altro esodo italiano, anch'esso dimenticato, Giorgio Lapiana, uno storico del cristianesimo, un ex prete modernista sfruttato che arriva in America negli anni 20, molto prima, e che poi ha una carriera straordinaria ad Harvard, che con cui Salvelli aveva contatti da tempo e che sarà, diciamo, un uomo che farà, risolverà una serie di problemi, di ostacoli che si frappongono alla chiamata di Salvelli ad Harvard. Chiamata che avviene grazie al fatto che questa signora che vedete in questa immagine è un'attrice americana che si chiama Ruth Graber. Questa attrice americana era stata la fidanzata, la compagna di questo giovane italiano, Lauro Bosis, un fine studioso di letteratura italiana, fascista, giovane, diciamo, coinvolto nel fascismo, che educa Salvemini in America e che abbandona le sue condizioni fasciste, diventa antifascista e sarà protagonista, tra le altre cose, del primo dei primi dei gesti dimostrativi antifascisti più importanti, cioè un volo su Roma nel 1931, un piccolo aeroplano, getterà appunto volantini contro il regime fascista, poi l'aereo e il viaggio è iniziato sui francesi, sotto la Roma e poi si inabissa nel Tirreno, non si saprà più niente. E nel nome di questa figura, Ruth Graber crea questo fondo, tuttora esistente ad Harvard, che consente la chiamata di Salvemini. Ecco, qui è il caso di specificare una cosa su cui, appunto, come dicevo prima, si è spesso favoreggiato, cioè il fatto che Salvemini, ma per tutti circa 20 anni della sua permanenza ad Harvard, l'insegnamento non avrà mai una posizione di professore, sarà mai un cosiddetto più professore, sarà sempre quello che nel sistema nostro sarà un professore a contratto sostanzialmente, quindi con uno stipendio molto basso. E che gli sarà rinnovato via di Enzo. Poi lui riconosce che Harvard lì gli avrà in varie fasi, insomma, lo aiuterà con vari benefit, diciamo così, però il suo status rimane questo. Questo da un certo punto di vista lo aiuta perché non ha, diremmo, carico didattico particolarmente pesante, però lo mantiene e fa sì che lui rimanga sostanzialmente per tutta questa fase in una situazione di precarietà. Lui era comunque vincolato, certo, l'uomo poi ha molte altre attività, soprattutto con le organizzazioni giornalistiche, con testate americane, eccetera, eccetera, però rimane in questa condizione precaria. Tuttavia questa condizione consente a questo uomo, non più giovane, ricordiamolo, di effettivamente ritrovare una grande serenità, una grande sicurezza, di iniziare una prodigiosa attività di studio. Una lettera famosissima, bellissima, forse non so se riesco a trovarla, ma ve la leggo, sempre a Berenson, descrive esattamente di questo nuovo Salvemini americano, dopo il 33, i primi anni di esperienza americana.
scrive a Mary Desmond, la mia vita qui è felice per quanto l'uomo possa essere felice. In fondo io non vivo in America, io vivo in Wild Library dalle 8.30 alle 12.30, dalle 3 alle 7.30. Quando a queste ore di lavoro aggiungo le 10 ore di sonno, di cui non posso fare a meno, mi rimandano le poche ore da vivere in America. E in quelle poche ore la mia America è Cambridge, un'isola incantata, dove tutti sono generosissimi e gentilissimi con me, e dove la mia vita passa quieta come Chassa Libera, che è il fiume che bagna Cambridge. Wilder è lì a mia disposizione. Il bibliotecario mi ha assegnato una stanza di studio dove tutti i miei libri ed appunti. Se mi occorre un libro, vado a cercarlo da me senza dover aspettare un minuto, e sono il più ricco uomo d'America, perché sono il proprietario di Wilder e non pago le tasse. Se un libro non c'è in catalogo, lo domando e me lo comprano, ringraziandomi di aver segnalato una lacuna che doveva essere. E poi anche qui mi sono fatto alcuni amici cari. Questa è stata la fortuna della mia vita, la facilità che ho trovato sempre a farmi degli amici, ad affezionarmi a loro, ad essere amato da loro, eccetera, eccetera. Tutto, ecco, guardate che tutto quello che vi descrivo in queste righe è esattamente quello che ancora oggi uno studioso può verificare lavorando lì. Insomma, funziona esattamente come lui lo descrive in questi brevi passaggi. Cosa colpisce? Io non so se sto sforando clamorosamente i tempi, non escluso. Cosa colpisce allora di questa, facciamo un breve bilancio di questa esperienza americana? Mi colpisce innanzitutto l'adattamento di questo uomo, giunto al cinquantenne, a in questo ambiente. L'adattamento veloce e molto positivo, la sua capacità di costruire anche lì delle reti di relazioni importantissime con colleghi americani, con altri esuli europei. Con reti appunto che ovviamente portano in direzione di New York, poi in direzione di altre realtà americane, e anche di costruire quello che ho chiamato una specie di famiglia allargata. L'uomo era solo, non aveva mai avuto con sé la seconda moglie, e si costruisce una famiglia allargata fatta di amicizie, molte amicizie femminili, cioè di persone che lo assistono anche, questo si capisce anche dalle lettere su cui ho lavorato, che lo aiutano insomma, no? Economicamente eccetera, che però costituiscono dei luoghi importanti, dei contesti familiari importanti, dove lui passa il weekend, dove in alcuni casi appunto spessissimo viene ospitato a cena, eccetera. Insomma, quindi questa è un'immagine, diciamo, di questa isola incantata, come la definisce. Poi naturalmente un secondo aspetto è legato al Salvini docente. Il Salvini docente ha lasciato una traccia profondissima, creato, ha insegnato a tre generazioni di giovani studenti americani la storia italiana, la storia europea, ha creato, ha coltivato, ha fatto crescere anche alcuni studiosi che poi hanno avuto una carriera importante nel campo delle discipline storiche in America e in Inghilterra. Ma c'è un aspetto secondo me che spiega il successo che lui ha avuto, il successo testimoniato da alcuni soliti, consueti, diciamo, tributi che Harvard gli ha riservato alla fine della carriera. Anni fa, nella fortuna del presidente Jim Butler, in un articolo in cui si descriveva, un articolo di un giornalino degli studenti di Harvard, si descriveva, c'era la cronistoria, proprio la cronaca della sua ultima lezione, e di tutti gli onori che gli hanno riservato in quell'occasione, 6 maggio del 1948. Poi, chiedendo a colleghi anziani che insegnano ad Harvard se questo tipo di celebrazioni sono appunto consuete, molti, quasi tutti mi dicono no, sono molto particolari, diciamo, qui la conferma insomma. Ma a parte questo, che comunque è importante, diciamo che Salvemo storico e intellettuale e immigre fu apprezzato per la sua attitudine mentale, la sua apertura, la sua capacità di esprimere sempre un pensiero critico e indipendente. Quindi lui si conquista il rispetto valorizzando questa dimensione che è insita ovviamente nella sua personalità, e si fece apprezzare appunto per questa sua capacità insomma di mantenere una posizione sempre critica e indipendente. Mi avvio a chiudere
piani americani sono caratterizzati da un'intensissima attività scientifica, da una pubblicazione di lavori importanti, che sono noti, conosciuti, da una meno nota attività di pubblicista, che in larga parte è ancora da studiare, cioè ha avuto tutti gli scritti, i suoi articoli pubblicati in riviste in inglese, in riviste, in magazine, in riviste americane, e per la straordinaria attività di conferenziere in giro per gli Stati Uniti. Quindi l'uomo si muove tantissimo in un contatto all'altro del continente americano, nordamericano, e a questa sua attività corrisponde anche un'ulteriore metamorfosi, cioè la riscoperta di una forte passione politica che caratterizza gli anni 40, inizio degli anni 40, diciamo, e la fase successiva. E i due aspetti che sono collegati tra di loro sono collegati sia alla trasformazione intellettuale e sia appunto a questa riscoperta della politica. Negli anni tra 38 e 40 Salvemini compie una importantissima metamorfosi, apre moltissimi i suoi interessi verso le scienze sociali, cosa non scontata, soprattutto per nuovo della sua generazione che aveva avuto quel tipo di percorso. Nel 38 ad esempio ottiene una serie di conferenze, poi è diventato un libro, nel 36 è diventato un libro nel 38, che vengono raccolti in un volume che è stato in parte, solo in parte tradotto, Historian and Scientist, cioè una serie di articoli di metodologia della ricerca storica, in cui cambia completamente sulla sua impostazione, il modo di pensare al lavoro della storia. E poi soprattutto l'altro grande cantiere che dedica molti lavori, che sono di cito per non allungare, al tema della democrazia. Il tema della democrazia è un terreno su cui lui lavora 34-35, Democracy and Dictatorship, nel 35 un testo importante, What is Freedom, quindi il tema della libertà. Lui entra dentro con questi lavori una dimensione nuova, insomma, no? La dimensione che potremmo definire che supera l'antifascismo e va nella direzione dell'antitotalitarismo, dello studio di totalitarismi sulla scia di quanto facevano i colleghi i tedeschi, soprattutto i francesi. E accanto a questo la nuova politica, che si sostanzia nella partecipazione alla nascita del 39 della Mazzini Society, cioè un importante tentativo degli esuli antifascisti italiani di darsi un'organizzazione politica, capace di fare propaganda e di svolgere anche un ruolo di interlocuzione con le autorità americane tra 40 e 42. Poi sappiamo che Salvemini uscirà polemicamente dalla Nazione Society assieme a un componente di altri esuli italiani, tra cui il maestro Toscanini ed altri. Partecipa a molte altre attività e iniziative e tipo politico, ed è su questa si occupa moltissimo di politica estera, scrive su alcuni grandi testate che si occupano di politica americana, si occupano di politica estera, questo è un aspetto interessante, e finisco veramente con un cenno al tema appunto sulla scena di questo Salvemini politico ritrovato alla Fonda l'Italia Libera, un giornale dopo la rottura con Mazzini Society, in cui collaborano molti esuli che seguono Salvemini in questa sua presa di posizione, tipo Borghese, scrittore, Giorgio Lapiana, Toscanini, come ho citato prima, ovviamente lo sguardo è rivolto all'Italia, cosa sta succedendo all'Italia, lui ovviamente ha molti legami, ha molte informazioni, perché è aggiornato su quello che sta succedendo, la crisi del fascismo, la fase 43-45, nel 43 in anticipo, sostanzialmente con una tempistica pazzesca, pubblica a quattro mani con Giorgio Lapiana, What to do with, cioè un libro che in cui a quattro mani Salvemini e Lapiana toccano una serie di questioni fondamentali per quanto che riguardano il futuro della democrazia del nostro paese nella fase che si apre dopo il crollo del fascismo. Il libro verrà tradotto nel 45 e 46 in Italia, se non ricordo, in italiano se non ricordo male. E ovviamente si comincia a porre il problema del rientro,
una scelta, come dicevo in apertura, molto difficile sul piano umano, prima di tutto, sostanzialmente dettata certamente da problemi legati alle sue condizioni di salute e dettata e spinta, molto spinta da le pressanti richieste che arrivavano dall'Italia. È chiaro che Salvini comunque era più incarnata, aveva ancora un peso politico che era stato ulteriormente aumentato dall'esperienza americana, dal prestigio che si era conquistato, dalla sua notorietà internazionale, quindi era considerato non solo dagli amici più stretti, tra Monterey, la cerchia dei Rosselli, la famiglia Rosselli in senso lato, insomma, ma gli ambienti del Partito d'Azione, del Partito Socialista, insomma, ecco, era considerato una figura importante che avrebbe potuto dare un contributo all'Italia che doveva essere ricostruita. E, alla fine, secondo me è significativo che la base di questa scelta è difficile di abbandonare questo paese che gli aveva dato la felicità, sostanzialmente, dopo le tragedie che aveva conosciuto, secondo me ci sono due elementi. Uno, un'idea precisa che l'Italia doveva essere ricostruita e che per ricostruirla occorreva, cioè, molte sfide in fase attuale, e per essere ricostruita, secondo Salvini, bisognava partire dalla ricostruzione della classe dirigente. C'è una lettera stupenda, abbastanza nota, scritta da Franco Venturi nel 46, perché invece scrive a Franco Venturi: a me pare, caro Franco, che la sola cosa che possiate fare voi appartenenti alla generazione al di sotto dei 40 anni, per capacità straordinaria di parlare giovane della generazione che è sempre mantenuto, è di riconoscere che con gli uomini che hanno più di 60 anni non c'è più niente da fare. È una generazione assolutamente marcia e disfatta. D'altra parte, questa generazione spregevole non può essere sostituita da un momento all'altro. È necessario lasciar passare il tempo e bisognerebbe che i migliori della vostra generazione, si rivolge ai giovani e ai futuri, si rendessero conto che saranno necessari almeno 10 anni prima che sia possibile in Italia ad un paio di centinaia di persone fra i 25 e i 40 anni farsi avanti e spazzare via tutto il vecchio. Decidete una volta per tutte a riconoscere che occorreranno 10 anni di lavoro intellettuale, paziente, metodico, tenace per preparare quelle 200 o 300 persone che devono compiere nel secondo risorgimento italiano la funzione che compirono tra il 1859 e il 1875 le 200 o 300 persone le quali costruirono l'Italia. Lettera straordinaria, insomma, è molto chiaro che le cose andavano diversamente. E finisco veramente con una lettera che spiega, oltre a questa che vi ho citata, la motivazione vera, suo, secondo me, più profonda, diciamo, del suo niente. Scritta a Guido Ferrando, esule anche lui, docente di storia e di letteratura italiana in varie università americane, e lui comunica la sua sofferta decisione e la scelta di tornare con queste parole: se possiamo tornare in Italia senza rinunciare alle nostre libertà e senza il pericolo di morire di fame, abbiamo il dovere di riformare. A me mi pare di essere qui un vero e proprio imboscato. Quindi lì emerge il senso del dovere, cioè il dovere salviniano che fino all'ultimo insomma, ha accompagnato la sua storia. Grazie, scusate. Grazie professor Camulli, è interessante con questo libro edito da Donzelli in cui si racconta le lettere, oggi con gli sms sarebbe così ovviamente, ma dimostra quanta importanza ha avuto per Salvemini in questo periodo, come in effetti pur passando tante ore delle biblioteche, scriveva tante lettere in quel periodo che consentivano di mantenere questo rapporto fecondo con il resto culturale e politico. Non so se vuoi dire qualcosa tu, allora c'è qualche intervento, vuole prendere la parola, ci è stato dato un quadro, penso molto sconosciuto
Salvemi, un amico conosciuto, perché è venuto inquadrato nella particolare situazione dell'esilio, in effetti molto interessante, questa collocazione che è psicologica e culturale di questo, una persona che pur immersa nel dialogo politico e culturale, però vive una condizione che indubbiamente è particolare. Così esaustivo il signor Camurri, la sua lezione magistralis, che io voglio ringraziare molto Renato Camurri per questo suo impegno pugliese intorno in Puglia per la seconda volta. Ieri sera siamo stati a Molfetta, avevamo molto lì una analoga conversazione. E a quale parlare di Salvemini? Cioè, penso che questo sia il punto. E nostalgia del passato, può essere un modello per il presente? Io credo che Renato Camurri abbia già, soprattutto nella sua parte conclusiva, dato una risposta a questo interrogativo, ma noi cercheremo di farlo nel corso di questo mese in cui ricorderemo le varie sfaccettature dell'attività e del pensiero salveminiano, e con ciò crediamo di aver fatto cosa buona e giusta, soprattutto per i giovani che vorranno accostarsi a queste figure del passato, per le quali appunto non è sufficiente il tweet, un clic sul computer, ma insomma forse è necessario consultare qualche pagina di libro. Grazie a tutti.